come sempre accade, il cuore si abitua a tutto. Perché non esiste la felicità assoluta, e se possiamo averne metà di quella felicità, anche solo un quarto, beh, quel quarto è tutto. Marco era un ragazzo brillante, con un'intelligenza fuori dal comune e con due occhi d'acqua cerulea che gli brillavano ad ogni emozione, ad ogni scoperta. Dovevo lasciargli un dono, il più grande possibile, oltre la felicità, l'amore e il disamore, il destino, Dio, la casualità di nascere o morire, oltre tutto questo, che è un frullar d'ali in una melodia alta, immensa, e che ci portiamo dentro, al di là del tempo dato. È il dono e l'orgoglio di essere uomini e di vivere in questa rivelazione. Perché non è importante quanto si vive, ma con quanta luce dentro. In quel momento era come se me lo abbracciassi, quel suo Baltimora Kid. Sì, perché così lo volevo sentire il mio ragazzo, così sì. Così era il mio Marco. Così era il mio Marco. Facciamo, tiè, Elettra, anche tu, degna sorella, tiè, e tu, Teonide, con il tuo Efebino, tiè pure tu, verso Benzina, appiccò il fuoco e ballava, sogghignava, saltava come un bambino che si diverte davanti ad un gioco nuovo, e dopo ore si sedette. E che avrei preferito, avrei dato l'anima perché mio figlio non conoscesse niente di poesia e campasse 100 anni. Mesi dopo la morte di Marco, poiché il mondo ti dice che devi tornare a vivere anche se tu non sai e non vuoi vivere, ripresi ad insegnare. E in quell'aula che era un forno, una prigione affollata, mentre stavo sistemando le mie cose a lezione finita, le immagini, le angosce, il dolore mi assalirono tutte insieme come creditori irriducibili. Mi sentivo mancare l'aria, cercavo di allungare il collo per prenderne il più possibile. In quel momento lo studente dal fondo dell'aula si alza a gran voce e mi grida: «Professore, mi scusi, professore, ma non ho capito perché Medea uccide i suoi figli!» Non lo degnai neanche di uno sguardo. E ne andai verso l'uscita pensando: Tuo padre avrebbe dovuto ucciderti appena nato, appena uscito da quella sventurata di tua madre. E iniziai a passeggiare pensando a Marco. Ripensai al momento in cui mi disse: «Non ho più paura, papà. Davvero, non ho più paura». E risentii il canto di Saffo, lo strazio di Antigone, il bacio di Ettore. Risentii e rividi la luce di Edipo, l'alcione di Alcmane, tutto, tutto, pur di restare in cielo. Ma perché? Perché gli uccelli cantano quando passa la tempesta? E gli uomini non sanno essere felici del sole che gli resta. Ma improvvisamente mi sentii mormorare da un'eco lontana: «Non ho più paura, papà. Adesso non ho più paura».
Non ho più paura. No, adesso non ho più paura, papà. Non ho più paura, signora.